Salve a tutti. In questo video ho intenzione di iniziare una serie di video dove illustro quelle che, sulla base della mia comprensione, sono le fallacie logiche del femminismo. Faccio una doverosa premessa. Individuare una fallacia quando qualcuno argomenta un'opinione non vuol dire che tutte le argomentazioni a favore di questa opinione siano fallaci. È complicato da spiegare, in inglese si chiamerebbe argument from fallacy, oppure fallacy fallacy. Questo vuol dire che se un'argomentazione a favore del femminismo non è fallace non sarà bersaglio dei miei video. E per la cronaca, sì, lo so, anche i detrattori del femminismo cadono in fallace, ma non posso fare video su 8000 argomenti. Mi propongo di fare questi video sia in versione lunga e sia in versione short. Ho già fatto altri video sulle fallacie, vi consiglio di guardarli anche se sono molto vecchi. In breve, le fallacie logiche sono errori logici che però vengono scambiati per ragionamenti corretti. Fallacia, infatti, deriva dal latino e significa ingannevole. Fatta questa doverosa premessa, per partire sul leggero, il primo tipo di fallacia, che secondo me è la più usata in assoluto, quindi è anche tipica del femminismo, è la fallacia ad hominem. Per chi non lo sapesse, la fallacia ad hominem consiste nell'accusare, o addirittura insultare e offendere qualcuno o comunque buttare fango sulla moralità e la reputazione di una persona, credendo di avere dimostrato che le sue argomentazioni sono false. E, una fallacia di pertinenza, cioè, la conclusione non è retta dalle premesse, cioè non c'è nessun motivo logico per cui una tale conclusione deve essere vera sulla base dell'affermazione. Ci sono vari tipi di fallacie ad hominem, uno di questi è quello abusivo, che consiste nell'attaccare una persona, magari anche insultarla e offenderla. E ci tengo subito a sottolineare che in certi casi si può parlare anche di diffamazione. Quindi se non volete pagare gli avvocati, attenti a quello che dico. Ad esempio, le femministe possono attaccarti dicendo di essere un sessista, un misogino, un omofobo, un transfobico, un razzista, un maschilista, un machista, ecc. Anzi, le femministe più estremiste tendono ad usare l'etichetta di maschio, bianco, etero, cisgender. Qui si pone un problema. Un conto è argomentare su cosa è misogino e cosa non lo è, e un altro conto è appiccicare la parola misogino alle persone come attacco o insulto, dando per scontato cosa significhi misogino. Vi spiego, un sillogismo corretto sarebbe questo: la misoginia è sbagliata, Mario Rossi ha detto una cosa misogina, quindi Mario Rossi ha detto una cosa sbagliata. Invece la fallacia ad hominem funziona così: Mario Rossi sostiene questa opinione è misogina, quindi Mario Rossi è misogino, di conseguenza l'opinione di Mario Rossi è sbagliata. L'errore sta nel voler far rientrare a tutti i costi l'affermazione di una persona nella definizione di sessismo, misoginia, maschilismo e cose del genere per screditare la persona, e con ciò credere di avere smontato l'opinione altrui. Questo ragionamento elude completamente il contenuto dell'argomentazione della persona che parla, semplicemente appiccica un'etichetta infamante. Il modo più semplice per capire perché un ragionamento non funziona è trovare un controesempio. Se volete approfondire, come dicevo, ho già fatto dei video sulle argomentazioni ad hominem e comunque il web è pieno di questo materiale. Per farvi capire, provate a pensare a quante volte i maschilisti hanno usato contro le donne in generale e contro il femminismo etichette infamanti o insulti di vario tipo. Ma preferisco non ripetere queste espressioni. Qui non contano le argomentazioni, le spiegazioni, illustrare i fatti, ecc. Se vi appiccicano sopra un'etichetta come misogino, maschilista, sessuofobico, bigotto, ecc., allora credono di avere confutato le tue opinioni. Un tipo di fallacia ad hominem è il pozzo avvelenato, per la quale la persona che parla per principio è considerata inaffidabile e quindi le sue argomentazioni devono sempre essere fallaci. L'esempio per eccellenza credo che sia quando le femministe dicono: sei maschio, quindi le tue opinioni non valgono su questo argomento. Per non parlare del concetto di mansplaining, che merita un approfondimento a sé. Un particolare tipo di fallacia ad hominem abusiva è la reductio ad Hitlerum, cioè far passare qualcosa per nazista anche se non lo è per via di analogie con Hitler. Ad esempio, se Hitler aveva un cane, allora tutti quelli che hanno un cane sono nazisti. Per farvi capire perché è fallace vi faccio questo controesempio: se Garibaldi aveva la barba ed era italiano, Galileo aveva la barba ed era italiano, io sono italiano e ho la barba, quindi Garibaldi, Galileo e io siamo la stessa persona. Sarebbe corretto dire, questa cosa è sbagliata, Hitler ha fatto questa cosa, quindi Hitler ha sbagliato. Invece la reductio ad Hitlerum pretende di far passare per nazista qualunque cosa solo perché in un modo o nell'altro c'entra con Hitler.
Quindi prima bisogna spiegare perché qualcosa è sbagliata e poi eventualmente puoi anche dire che la faceva Hitler, ma non è Hitler a rendere le cose automaticamente sbagliate. Quindi la Reductio ad Hitlerum è un modo molto facile per appiccicare un'etichetta infamante a qualcuno, credendo di avere demolito le argomentazioni altrui. In realtà esistono altri tipi di Reductio. Lo stesso si può fare con Stalin, Bin Laden, Berlusconi, Di Maio, ecc. Ad esempio, una volta Saviano ha pensato di etichettare la monogamia oppure la famiglia in generale come una cosa mafiosa. Rendetevi conto del livello di queste argomentazioni. Ha fatto una specie di Reductio ad mafiam. Secondo lo stesso ragionamento anche essere siciliani, avere la coppola, i baffi o mangiare cannoli sarebbe mafioso. Cosa c'entra tutto questo con il femminismo? L'accusa di sessismo, misoginia, ecc. rientra nelle accuse di essere un arretrato o un bigotto, ed è abbastanza facile poi ficcare queste cose nell'appellativo di fascista, o bigotto, o comunque farle passare per cose non progressiste, o addirittura razzista, o qualcosa del genere. Anzi, la discriminazione sessista o omofobica non è in fondo così diversa da quella razzista, quindi le femministe usando quelle etichette stanno grossomodo facendo una Reductio ad Hitlerum o qualcosa del genere. Un modo per mischiare le fallacie ad hominem e l'appello alle emozioni consiste in questa tipica frase: non puoi prendertela con una donna perché le donne sono sempre state vittime di discriminazione, o anche peggio, non puoi prendertela con quella donna perché è stata vittima di stupro. Questa è un'affermazione che non invalida le argomentazioni esposte. Essere stati vittime di discriminazione o di stupro non ti rende onnipotente o irreprensibile. Una volta spiegavo a un tizio cosa dicono le nazifemministe esaltate su internet e quello mi risponde dicendo che non posso prendermela con le femministe in nessun caso perché in teoria, molto in teoria, le femministe lottano per la parità e contro le discriminazioni. Poco importava che queste femministe fossero estremiste ed esaltate. Credo che sia chiaro che queste accuse, queste etichette, o meglio, questi insulti e queste offese non solo sono moralmente sbagliate ma soprattutto in logica sono considerate delle fallacie, cioè errori che sono scambiate per verità. Quindi da oggi in poi se vuoi argomentare a favore della parità non devi insultare, né offendere, né etichettare, né attaccare la persona che non la pensa come te. Per concludere, provate a pensare a quante cose sono considerate giuste o sbagliate solo perché se non sei d'accordo allora sei sessista, misogino, maschilista, ecc. E soprattutto, da oggi in poi, difendetevi dalle argomentazioni ad hominem. Per il momento è tutto. Ricordatevi di mettere dislike, segnalare il video, indignarvi sui social e soprattutto di insultarmi. Grazie.